Quello di fronte a noi è il regno più piccolo del mondo. E ovviamente stiamo andando lì. C'era una volta un navigatore genovese chiamato Giuseppe Bertoleoni. Alla fine del 1700 trovò un'isola disabitata nel mare di Sardegna. Se ne innamorò a tal punto da restarci, sposarsi e fondare lì il suo regno. Per secoli sull'isola si sono susseguiti re e regine e oggi, dopo ben 7 generazioni, il piccolo regno esiste ancora. Noi stiamo aspettando l'attuale re, Tonino Bertoleoni, per portarci sull'isola e raccontarci meglio l'incredibile storia del regno di Tavolare. Vi confesso che è, almeno che mi ricordi, la prima volta che avrò a che fare con un re, quindi non ho idea di come comportarsi, quale sia il gergo, il lessico. Salve, buongiorno! Buongiorno. Non so come si saluta. Si saluta un re, però se ci vuole. Adesso si saluta così. Si saluta col pugno. Re Tonino sembra da subito una persona molto gentile, così navigando su un'acqua che definire meravigliosa sarebbe poco, ci dirigiamo verso l'isola di Tavolare. Tutto il mondo ha scritto articoli su quest'isola. E paradossalmente, noi che l'abbiamo sempre avuta qui dietro l'angolo, l'abbiamo scoperta solo poche settimane fa. Intanto, per prima cosa, grazie della vostra accoglienza sul regno. Grazie a voi. Accolti con la bandiera del regno al vento. Hai visto come sventola bene, eh? Ci siamo seduti con Tonino e suo figlio per capire meglio la storia del regno e, come vi anticipavo all'inizio, tutto parte da Giuseppe Bertoleoni. Bertoleone è un genovese, è partito da Genova proprio per venire in Sardegna per visitare soprattutto queste isole. Lui era amante delle isolette. Qui siamo dalla fine del 1700, con la sua barchettina è venuto qui a visitare Tavolare, ha visto questa montagna, ha detto questo. Mi piace molto, più forte degli altri. Che a quell'epoca qui non c'era nulla, niente, qui era deserto, non c'era niente, neanche una casa, nulla. L'isola era abbandonata. Quindi primo è stato Giuseppe Bertoleoni. Quindi si è fatto la casa anche qua. Poi si è sposato. Sì. Ha avuto figli. Si è sposato e aveva due mogli però, eh. Ah. Sì. È un marinaio, dai. Appunto. Poi la notizia di quest'uomo che viveva da solo su un'isola deserta attirò addirittura l'attenzione di re Carlo Alberto. A un certo punto poi è arrivato il re Carlo Alberto, è stato re di Piemonte e Sardegna. Quando è venuto appunto a visitare la Sardegna, desiderava proprio trovare e incontrare a questo Giuseppe Bertoleoni. E allora Giuseppe Bertoleoni lo invita il giorno dopo di venire a caccia qui a Tavolare, di prendere questi capri selvatiche che c'erano qui. Avevano una particolare queste capre, avevano i denti che sembravano d'oro, lucidi, non sporchi di cose, proprio lucidi e sembravano oro. E poi a un certo punto Giuseppe Bertoleoni gli dice al re Carlo Alberto, lei dice il re di Piemonte e Sardegna, ma dice io sono il re di Tavolare. In base a questa battuta che lui gli ha detto io lo faccio proprio, lo faccio io il re di Tavolare. Con lui sue mani, firma, prende una carta, scrive Giuseppe Bertoleoni ricordandolo come unico re di Tavolare. Poi ci hanno portato al cimitero di Tavolare, dove sono sepolti tutti i regnanti del passato. Thank you.
cominciano a parlare i giornali di queste, il re di Tavolare, il re Giuseppe che si era incontrato con re Calalberto. Allora è successo poi che il demanio marino denuncia ai Bertolioni che l'isola è dello Stato, non è di Giuseppe Bertolone né del figlio. E il figlio Paolo riceve questa denuncia dallo Stato, dal demanio, che gli avevano preso l'isola. È stato 4-5 mesi combattendo. A un certo punto si decide, dice: domani io parto e vado a Torino a trovare il re, se no noi qua con questa causa perdiamo la Tavolare. E così ha fatto. E arriva al Palazzo Reale di Torino, gli fa vedere la denuncia che ha avuto dal demanio, poi si sono salutati e gli ha detto, dice: lei signor Bertolione, dice, stia tranquillo per l'isola, ci pensiamo noi. Dopo una ventina di giorni che lui era qua, gli arriva un avviso a Paolo Bertolione che il re Calalberto aveva mandato una bergamena: non si riconosce nessun proprietario sull'isola di Tavolara, Paolo Bertolioni, poi firmato il re, dal re. Allora Paolo Bertolioni fa una festa. Le riprese con il drone che vedete sono opera di Manuel di Sardegna World, che ringraziamo molto. I festeggiamenti sull'isola ebbero tale risonanza da creare interesse in un'altra personalità leggermente importante. È venuta a sapere la regina Vittoria d'Inghilterra di questo regno di Tavolara. Aveva proprio un albo di tutto il regnante del mondo. E allora cosa fa? Qui c'era, in quel periodo, una nave inglese che si chiamava Vulcano. E arriva questa nave qui, in porto, e cominciano a fare foto questi qua. E poi l'hanno mandata alla regina Vittoria. La regina Vittoria, di tutte queste foto, se ne ha scelto una. Dove se l'ha tenuta lì a Padre Campanza, dove c'era scritto: il più piccolo regno del mondo, isola di Tavolara, che si trova nel golfo di Terranova Pausania. Ah, e quindi c'è questa foto storica, questa ed è foto ancora oggi al Buckingham Palace. Sì, a Padre Campanza c'è questa foto storica. Vabbè. E la foto noi ce l'abbiamo. Ah, come fate? Avete messo una copia? Sì, sì, ci ha originale. Mandato la copia, col timbro. No. La foto che c'ha la regina Vittoria d'Inghilterra, mio nonno, che sarebbe il re, e quello in mezzo. Ok, quello al centro dietro. Sì, quello lì in mezzo. E poi ci siamo noi, dall'allora, i Bertolioni, che siamo sempre qua. Abbiamo vissuto sempre sull'isola e siamo alla sesta generazione. Per tanti anni sull'isola si è vissuto semplicemente di pesca e pastorizia. Quello che faceva bisogno ce l'avevamo. Quindi no. Poi quando ci sono le capre, dalle capre c'è formaggio, c'è latte, c'è carne. Quindi. Poi hanno deciso di aprire un ristorante sull'isola per accogliere il turismo che negli anni è andato via via crescendo. Pranzo sul regno, buon appetito a tutti. Buon appetito. Grazie, buon appetito. Oh my love, you're such a fragile thing, I know. La figura del re pescatore mi ha affascinato molto. Tonino è una persona semplice e ha capito perfettamente che la ricchezza del suo regno sta nella storia che lui difende. Dopo che io non ci sarò più, è lui quello che prende il mio posto. Worry about the cold just yet. Sull'isola invece non c'è molto da dire, onestamente. Credo sia uno dei luoghi che si avvicina di più alla mia idea di paradiso. Tu ti metti qua, ti guardi intorno, chi arriva? Da qui vedo tutto. Ecco
cosa ti auguri per il futuro del regno di questa isola, guardando avanti nei decenni? Io mi auguro che questo regno riesca sempre a sopravvivere, diciamo, a essere ascoltato da più persone, da più nazioni, in maniera che resta appunto questo regno, che non svanisca, diciamo, nel nulla. Se la storia del regno di Tavolara continuerà nel tempo, non possiamo saperlo. Bob Dylan diceva che la risposta soffia nel vento, e forse su quest'isola è davvero così. Quel che è sicuro è che per noi è stato un grande piacere viverla e raccontarvela. Quindi ci vediamo con una nuova storia la prossima settimana.